Ciao a tutti, nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi in anteprima la nuova Summer Collection di Alchemilla. L'ho ricevuta qualche giorno fa, ma come sempre in questi giorni sono incasinatissima e quindi avrei voluto anche farvi un trucco usando questi prodotti per parlarvene, ma sto usando quel quarto d'ora che ho prima di uscire e attaccare il turno di lavoro perché veramente questi giorni sono stati infernali. Ma volevo appunto farvi vedere questi prodotti prima della loro uscita, in modo da darvi un pochino un'idea, perché secondo me meritano davvero. Allora, la collezione di Olympian Secrets comprende 6 lip gloss, che non sono propriamente dei gloss, ma ve li farò vedere, ne parleremo tra poco, e 4 ombretti in crema. Allora, partirei, vabbè, gli ombretti sono qui, contenuti in questa palette, e invece i gloss sono questi qua. Questi colori qui. Allora, questo fucsia me l'avete visto nell'ultimo video, è Hypnos questo. La scelta dei nomi mi piace tantissimo perché comunque ricorda il mondo antico, quindi questi nomi che ricordano appunto il mondo greco dei classici, e sapete che io sono una appassionata di questo genere. Anche nel mio profilo Instagram, anche sul canale, sul blog, c'è una citazione appunto greca, e quindi io sono, quando vedo queste cose già mi sciolgo. Quindi questa cosa qui già mi ha fatto apprezzare questi prodotti, ma ovviamente poi questo è un quid in più, non è che vista la scelta dei nomi i prodotti mi possono piacere, è solamente, diciamo, un particolare che mi ha colpita. Allora, partirei subito dai gloss, visto che ce li ho qui. Sono questi qui, sono 6 appunto, come vi dicevo, ma come potete vedere, soprattutto questi 4 possono sembrare più dei rossetti liquidi piuttosto che dei gloss. L'unico gloss, secondo me, è questo, il più chiaro, e anche magari questo scuro, però poi dallo swatch è leggermente diverso. Comunque, ve li faccio vedere in modo che possiate farvene un'idea. Sono molto confortevoli, uno lo sto indossando sulle labbra in questo momento e appunto nell'altro video mi avete visto indossare il fucsia. Vi faccio gli swatch sulla mano, sperando che si capisca qualcosa. Ho pensato di registrare pomeriggio perché mi sembra che la luce sia più fedele. Non avendo il sole sparato, mi sembra meglio. Il gloss più chiaro, quindi questo qui, che si chiama Etere, è lui. Non so se si vedrà, è proprio una base, diciamo, rosata, con questi glitter appunto che creano questo effetto specchio rosato. Secondo me può essere carino sia da solo. Io una volta ero pazza di questi prodotti, usavo tantissimi gloss trasparenti con dei glitter, ma anche su altri rossetti, ad esempio, per dare un po' di luminosità, oppure, che ne so, per dare qualche tocco di luce al viso per un look un po' effetto bagnato per una sera d'estate. L'altro, quello un po' più chiaro, è questo qui. Già questo è più un rossetto liquido, è un corallo e si chiama Fede. Ve lo faccio vedere sempre sulla mano. Come vedete, questa qui è una passata, cioè veramente super 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 scrivente. Ne metto un po' di più solo per farvelo vedere meglio. Questo è il colore che mi lascia un po' più perplessa su di me perché non so come potrebbe starmi. È molto pieno, è appunto un corallo aranciato, molto estivo, molto carino, però sulle labbra come le mie, così carnose, non lo so come potrebbe sembrare. Questo qui invece è il più scuro, quindi magari un po' più autunnale, ma sapete che non ho problemi a usare colori scuri anche d'estate, e si chiama Nemesi. Ve lo metto sempre sulla mano, scusate se sembrerò un po' disconnessa, ma ho deciso di fare il video in 5 minuti e quindi ho portato qua i prodotti e non mi sono neanche organizzata con un qualcosa per appoggiarli, quindi ho tutto sulle gambe. Nemesi è questo. Questo qui è nel suo contenitorino e il colore è questo scuro qua. Sono tutti molto pieni come colori e molto scriventi e molto 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 lucidi, essendo appunto dei gloss. L'altro colore è quello che ho sulle labbra, quindi lo vedete indossato, è Theros. È
un colore caldo, un marroncino ramato, un colore di quelli che a me fa veramente impazzire. Anche questo è uno di quei colori che io per anni ho utilizzato, perché mi vedevo praticamente solo con questi toni, sia sugli occhi sia sulle labbra, e quindi mi ha fatto molto piacere ritrovarlo in questo prodotto qui, e è lui. Sulle labbra è questo e nella sua confezione è questo qua. Il fucsia invece, che super estivo e super flash, è questo qua e si chiama Hypnos. È un colore pienissimo, anche questo super lucido, ve lo metto qua su, solo che sulle nocche qua non è che verrà una cosa fatta bene, un attimo solo perché l'ho messo nel punto più infelice di tutta la mano, non potevo metterlo in un punto peggiore. È questo fucsia proprio fluo, super estivo. Sulle labbra è molto evidente, nel video precedente secondo me è più fedele nell'anteprima piuttosto che nel video stesso, molto 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 acceso, si stende bene, colora anche le labbra, quindi non se ne va, magari se mangiate, se parlate, se bevete, ma le labbra ovviamente, poi essendo un gloss, un po' tende a sbiadire, però le labbra rimangono colorate e questa è una cosa che a me piace un sacco. Colore bellissimo, fucsia, per le amanti del fucsia secondo me è assolutamente da non perdere. E poi c'è questo rosso che si chiama Auge, che vi metto qua sotto. Anche questo qua è una cosa splendida, veramente splendida. Eyeliner e lui, secondo me, è veramente una cosa paurosa, sia per l'estate, sia per l'inverno, per l'autunno, insomma per tutte le stagioni. Sulle labbra sono molto confortevoli, ovviamente sono come dei gloss, quindi per l'applicazione bisogna fare un po' attenzione. Sono molto morbidi, non sono appiccicosi. Io ancora non li ho testati benissimo, però comunque li ho usati qualche giorno. Non ho usato ancora tutti i colori, soprattutto ho usato appunto questo Theros e Hypnos. Non rimangono appiccicosi, non danno fastidio sulle labbra. Bisogna fare un po' d'attenzione perché comunque sono molto morbidi, magari mettere una matita trasparente sul bordo delle labbra. Io non metto matita di solito, né con i rossetti né con i gloss, metto solo quella trasparente e per il momento non ho avuto problemi. Ovviamente non bisogna mettere troppo prodotto, però per ora non mi hanno dato nessun tipo di problema. Per quanto riguarda invece gli ombretti sono contenuti in questa palette. La palette è contenuta in un cartoncino, così. È fatta di polistirolo tipo compresso, con, questo è il retro, con il logo di Alchemilla, e dentro ci sono gli ombretti. Il contenitore, diciamo, della palette ci sono queste frasi. Questa dice: cura il tuo aspetto, chi l'ha detto che l'amore è cieco. Ce ne sono anche altre, una tipo meglio in ritardo che struccata, una cosa del genere. Ho sentito dei pareri un po' discordanti su queste frasi, perché insomma magari non sono il massimo, soprattutto per le ragazzine, queste cose qui. Io penso che sia un messaggio ironico, estivo, da abbinare appunto a una linea molto colorata come questa. Non ci vedo niente di male, sinceramente appunto le prendo in modo molto ironico. Io sono la prima che esce tranquillamente struccata e quindi non sono d'accordo con il discorso meglio in ritardo che struccata, però la prendo molto in allegria, diciamo. Per quanto riguarda l'impatto, diciamo, della palette, io preferivo sinceramente quelle che erano state presentate qualche mese fa sui toni dell'oro e del nero. La scelta poi è caduta su queste qui, non sono male, la palettina in sé poi risulta così molto colorata, quindi se vi dà fastidio la sua confezione con la frase potete anche toglierla, e poi si trova appunto la palette con gli ombretti fatti in questo modo. Questi sono appunto i quattro ombretti della collezione estiva e sono qualcosa di fantastico. Come vedete c'è un blu, un corallo, un rosso pieno e un verde prato, dei colori assurdi, ma la cosa assurda è la loro scrivenza. Sono in crema, si possono usare per un look forte oppure per una linea di eyeliner. Quando si vanno ad applicare diventano tipo un cream to powder, però hanno proprio la texture di un ombretto in crema. Adesso ve li faccio vedere cercando di non fare disastri. Allora partirei dal blu,
Il blu è questo sul dito, non so se è meglio farveli tutti, vabbè, facciamo uno alla volta. Il blu è questo qua, così, spero che si possa capire. Sono veramente pazzeschi come colori, sono veramente super scriventi. Questo è il corallo. Corallo è questo qua, bellissimo. Il verde, sapete che io amo i verdi, quindi non vedo l'ora di usarlo, è lui, spettacolare. E il rosso, adesso dovrò cercare di sbocciarlo col mignolo, non so se riuscirà come cosa, è questo. Cioè, dei colori veramente pienissimi, pazzeschi, io non so come farveli vedere, spero che li vediate. Qualcosa di fenomenale. Penso che per essere prodotti bio, scusate, appoggio e cerco di darmi una ripulita alle dita perché sennò faccio veramente un caos. Dicevo che penso che per essere prodotti bio siano qualcosa veramente di fenomenale, perché una scrivenza del genere, una texture del genere, dei colori simili abbinati a prodotti bio è davvero difficile, sono davvero difficili da trovare. Quindi io ho apprezzato tantissimo questa collezione proprio per la volontà di inserire performance e buoni ingredienti, credo bio, diciamo, però senza tralasciare il discorso del colore, della resa e insomma anche della moda, perché questi colori qua si possono rifare anche molto a un discorso moda, a un discorso colore strettamente legato all'estate. Io ovviamente li andrò a testare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ve li farò vedere anche all'opera insieme agli altri prodotti Alchemilla, quindi agli ombretti e ai rossetti. Il tempo di organizzarmi un pochettino e riuscire a registrare qualche video pratico. Adesso veramente sto registrando i video negli attimi che ho liberi, ma non riesco mai a mettermi lì con calma a fare un trucco, però sicuramente ve li farò vedere meglio, ve ne parlerò ovviamente anche come recensione, così come prime impressioni mi ispirano tantissimo, però ovviamente poi vanno testati e bisogna vedere come si comportano. Basta, fatemi sapere voi, questi prodotti dovrebbero uscire per metà giugno, comunque poi vi farò sapere la data esatta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi ispirano, ditemi tutto come sempre nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo, ovviamente, se avrete voglia. Ciao!